Proprio nei giorni in cui la Chiesa bolognese celebra i 50 anni di gemellaggio con la diocesi di Iringa, è morto Don Guido Gnudi, che era stato per due volte in servizio missionario a Usocami. Il decesso è avvenuto mercoledì in tarda mattinata. Le esequie si terranno venerdì 8 marzo alle 14 nella collegiata di Persiceto. Don Guido, 87 anni, originario di Zola Predosa, prete dal 1962, era partito per la prima volta per l'Africa con Don Giovanni Cattani proprio nel 1974 per dare avvio alla presenza bolognese in Tanzania, dove era rimasto per 5 anni. Tra i preti diocesani era stato il primo a tornare una seconda volta nella missione, avendone chiesto la possibilità al cardinale Caffarra e raggiungendo Usocami nel 2007 per spostarsi nel 2012 nella nuova parrocchia di Mapanda. Dopo l'ordinazione sacerdotale nel 62, Don Gnudi era stato cappellano per 11 anni a Zola Predosa, poi successivamente dal 79 al 2007 addetto a Villa Pallavicini e assistente nelle fabbriche. Dal 79 ha svolto anche il servizio di officiante per un anno ai Santi Angeli Custodi e per due a Casteldebole ed è stato parroco a Rasiglio dall'86 al 2007, a cui nell'88 si è aggiunta Mongardino. Dal suo rientro nel 2015 offriva assistenza religiosa nella casa per le suore anziane delle Minime della Dolorata a San Giovanni in Persiceto e aiutava in parrocchia.